Aurora ha tentato di aggrapparsi alla ringhiera, ma il quindicenne a quel punto l'avrebbe colpita ripetutamente alle mani con l'obiettivo di farla cadere. È questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti che indagano sulla morte di Aurora Tila, 13 anni, deceduta il 25 ottobre scorso a Piacenza, dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva, facendo un volo di 9 metri. Per il suo omicidio è stato arrestato il suo fidanzatino, M.S., di 15 anni. Seppure i protagonisti di questa tragica storia siano praticamente due bambini, gli inquirenti ritengono che si tratti di un femminicidio. Il movente? Gelosia e smania di possesso, proprio come a volte accade nel mondo degli adulti. M.S., si legge nel capo d'imputazione, è accusato di omicidio. Perché, nel corso di una discussione con la minore Aurora, con la quale intratteneva una relazione affettiva, spingendola volontariamente oltre la ringhiera di un balcone del settimo piano e, mentre la minore tentava disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, colpendola ripetutamente alle mani con il preciso intento di farla cadere, ne cagionava la precipitazione nel balcone sottostante, posto a 8-9 metri più in basso, causandone l'impatto con il capo e il conseguente decesso, avvenuto pressoché istantaneamente per shock neurogeno. Sulle mani, stando all'autopsia, aveva segni compatibili con i colpi che il ragazzo le avrebbe inferto per farla precipitare. Il ragazzino aveva in tasca un cacciavite della lunghezza di 15 centimetri e mezzo. Perché? L'ha usato durante l'aggressione? Era forse uscito dalla propria abitazione già con l'intenzione di fare del male ad Aurora, che voleva lasciarlo e aveva già provato ad allontanarsi da lui. La giovane, il giorno della sua morte, sarebbe entrata a scuola un'ora dopo. Lui, che a scuola ci andava pochissimo ed era già stato sospeso, l'ha subito raggiunta a casa. Cos'è successo poi? Un ragazzino di 15 anni può aver premeditato l'omicidio della propria fidanzatina. Le indagini faranno luce su questo aspetto, grazie anche agli esami tecnici che sono stati disposti sugli abiti dei giovani, sul cacciavite e sul balcone, luogo della tragedia. La svolta in questa inchiesta è arrivata quando un testimone è andato dalle forze dell'ordine a denunciare quello che aveva visto la mattina del 25 ottobre, ovvero il quindicenne che spingeva oltre la ringhiera del balcone Aurora e lei che cercava di mettersi in salvo, di risalire, mentre lui la colpiva alle mani per farla precipitare. Una scena terribile, a cui avrebbero assistito altre due persone. Non sono stati gli unici a rivolgersi agli inquirenti nei giorni scorsi, dando un contributo alle indagini. Lo hanno fatto anche tre coetanee della ragazzina che avevano visto Aurora e il fidanzato litigare alla fermata dell'autobus. Lui la stava strattonando, mentre lei era in difficoltà. Così, pur non conoscendola, le tre, dopo aver scattato una foto di quella che ai loro occhi era parsa un'aggressione, si erano avvicinate a lei, fingendosi sue amiche e costringendo M.S. a fermarsi. Nei giorni scorsi, quando hanno visto il volto di Aurora sui giornali e alla TV, scoprendo quello che era successo, si sono recate dall'avvocato dei Tila per raccontare l'episodio a cui avevano assistito e hanno consegnato la foto. Queste testimonianze sono state preziose per smentire la ricostruzione del ragazzino che non appena Aurora era precipitata aveva chiamato il 110 e poi aveva detto che si era suicidata. Nell'interrogatorio di garanzia, il quindicenne, come comunicato dal suo legale, ha negato le accuse. Ora si trova in una struttura di detenzione minorile a Bologna. Mamma Morena è stata la prima a puntare il dito contro di lui. La donna era in casa quando è successa la tragedia, ma non si era accorta di nulla. Eppure, quando sono venuti a dirle quello che era accaduto, lo ha subito accusato. Ha spiegato. Stavo poco bene, non ho sentito nulla. Intorno alle 10 hanno suonato i carabinieri e mi hanno chiesto: «Lei è la mamma di Aurora?» Poi mi hanno dato la notizia. E io ho detto subito: «È stato lui, l'ha buttata giù». E ha aggiunto: «Forse lei gli ha detto che non voleva più stare con lui e per questo l'ha spinta giù». Victoria, 22 anni,
sorella di Aurora, poche ore dopo la tragedia, aveva scritto sui social: «Buttatelo nell'ultimo buco e gettate via la chiave. Non starò mai in silenzio. No al killer a piede libero. La verità è che l'ha picchiata, trascinata fino al settimo piano e buttata giù. Poi è andato al bar sotto, si è lavato le mani e ha chiamato il 118 dicendo che si era suicidata». In famiglia, dunque, erano consapevoli della situazione di pericolo in cui si trovava Aurora e avevano tentato di fare qualcosa per proteggerla. La madre si era rivolta ai servizi sociali, ai quali la figlia era affidata. L'amministrazione comunale ha però diffuso una nota stampa, precisando che i servizi sociali avevano raccolto alcune comunicazioni relative al ragazzo frequentato dalla figlia minore. La signora lo considerava una compagnia indesiderata e riferiva una certa difficoltà nel gestirne la presenza in casa, talvolta anche notturna. Tuttavia, la madre della tredicenne non ha segnalato ai servizi sociali comportamenti violenti da parte del ragazzo e non ha mai comunicato di aver sporto denuncia. Ma, pur preoccupata, come poteva mamma Morena immaginare quello che sarebbe accaduto e fino a dove si sarebbe spinto quel ragazzino? La donna ha raccontato: «Mia figlia mi diceva che litigavano spesso, ma mai avrei immaginato tanta violenza. Mi aveva confidato che lui la umiliava, dicendole che non era per niente bella e che tutti la deridevano alle spalle. Io cercavo di tranquillizzarla. Era l'essere più bello che sia mai stato creato». In realtà, il quindicenne aveva già avuto problemi con la giustizia. A Gossolengo, il suo paese di 6.000 abitanti alle porte di Piacenza, era considerato pericoloso. Non frequentava quasi mai la scuola. Era iscritto a un istituto professionale, ma era stato espulso. E i compaesani ricordano i suoi scatti d'ira e vari episodi preoccupanti, come quando, per noia, aveva dato fuoco a una roulotte. Aveva anche aggredito con un coltello un passante e un professore e derubato un uomo seduto al tavolo di un bar. Insomma, nonostante la giovanissima età, M.S. si era già reso protagonista di gesti criminali e sconsiderati, probabili indicatori di un carattere violento e incline a esplodere. Di certo M.S., controllava Aurora sui social. La tredicenne era particolarmente attiva su TikTok. Come tanti suoi coetanei, faceva video in cui appariva truccata, più adulta, e lui commentava dichiarando che quella era la sua ragazza, cosa sua. Su TikTok, M.S. si era registrato con le iniziali di entrambi e un simbolo di lucchetto. Il suo era chiaramente un atteggiamento di possesso malsano, come conferma mamma Morena. La disprezzava, ma la considerava cosa sua. Anche i vicini di casa di Aurora avevano notato i comportamenti strani del ragazzo. Spesso lo trovavano accovacciato nell'androne o sulle scale del palazzo, in attesa di Aurora. Qualcuno sostiene che avesse persino dormito sulle scale o sul tetto. Perché? Aspettava Aurora, cercava di controllarla, o magari, nell'ultimo periodo, voleva solo farle capire che non si sarebbe liberata di lui. Forse le indagini daranno risposta a queste domande, ma sarà comunque troppo tardi per salvare Aurora.